Abbiamo lasciato campi bagnati dappertutto, ma la mia razionalità esigeva una spiegazione. Ero lì così, osservavo, cercavo di capire fondamentalmente cosa stesse succedendo. Cosa poteva mai succedere in una situazione del genere? Una cosa terribile, una patascia temporale. Poi lei mi parlava, mi disse che non mi amava più, ma il senso dell'amore. Ogni uomo ha cercato di dare un senso, io poi fondamentalmente sono una persona razionale, nel senso che comunque ho sempre usato la razionalità, ho condotto la mia vita con razionalità, con raziocinio, se devi dire. Lei poi, non è che poi alla fine non mi ha chiesto tanto, insomma. Cosa voleva da me? Niente. L'appartamento di mio padre. Che vuoi che sia? Mise l'appartamento sul mare, 500.000 euro, più un miliardo, no? No, ma cosa era? Io invece ho sempre osservato le cose con attenzione, la solitudine. Ma io fondamentalmente non ho paura della solitudine, non ho mai avuto paura della solitudine. Io sono un uomo che ha sempre guardato in faccia la realtà, massima razionalità nelle mie cose, tutto, messo tutto al posto giusto, fondamentalmente, mia moglie, il lavoro, la casa che non c'è più, anche il lavoro non c'è più, diciamo, anche mia moglie non c'è più, i figli non ci sono più. Però fondamentalmente le caselle sono state sempre rispettate con grande attenzione da parte mia, perché mi ritengo razionale, una persona che non si lascia prendere dall'emotività, no? L'emotività ha sempre giocato brutti scherzi, no? Sono una persona che ha osservato, diciamo, sempre le cose con una certa, diciamo, naturalezza. Non ho mai avuto la sensazione di sbagliare le cose soprattutto, diciamo, nelle notti d'inverno, pioveva di rotta. Io, diciamo, mi sono sempre accorto delle cose che mi accadevano intorno, cioè ho sempre avuto un senso, diciamo, ben presente delle cose. Non ho mai confuso, diciamo, fondamentalmente i ruoli, soprattutto, no? Soprattutto nel rapporto che ho avuto con mia moglie, con la società, anche con il lavoro. Cioè, sono uno che, diciamo, insieme a me, cioè, si è mai fatto illusioni nella vita, no? Ho guardato sempre le cose con grande chiarezza, con lucidità, prima. E quindi diciamo che fondamentalmente io non sono un idealista, non mi posso assolutamente definire un idealista in questo. Poi, sai, stavo male, cioè lei mi mancava, gli affetti, quegli abbracci, quelle cose che lei mi diceva che io non ero più quello di prima. A un certo punto io sprofondavo, sentivo di sprofondare sotto il peso, no? Io cercavo di tendere le mani verso di lei, ma lei non c'era più. E allora cercavo di riprendere, no? Di tendere verso qualcosa, non so, almeno cercare un punto di riferimento. Allora cercavo di trovarlo nel lavoro, questo. Nel lavoro, poi non l'ho trovato con i figli, perché poi il rapporto con i miei figli non mi volevo far piovere addosso, non avrei mai voluto morire
sotto il peso delle mie illusioni. Sono uno che ha sempre speso la vita con grande raziocinio. Era l'autunno 1997. Pioveva di rotto.